Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Allora, capisco benissimo che a qualcuno di voi, più o meno tanti, può sembrare strano una che si ritiene Dio sulla terra, per cui essendo donna è una madonna. Ma significa sapienza. La sapienza è donna. Non a caso si dice, il comandamento di Dio che dice, quel comandamento onora il padre e la madre. È stato frainteso come quasi tutto sulla terra, ma così doveva andare. È stato frainteso perché se ci riflettete ben bene da soli ci arrivate. Come mai io potrò onorare mio padre o mia madre, nel senso preso alla lettera, quei genitori che ti hanno apparentemente dato la vita? Come li posso onorare se mia madre fosse zoccola e mio padre fosse in galera? Come potrei mai prenderli come esempio? Vedete che non ci siamo. Ma quel comandamento, onora il padre e la madre, ha significato onora il padre perché è giustizia, io è giusto. Onora la madre perché è la verità. Lei porta la verità. E allora ci siamo. Ci siamo, figli cari. Se così inteso, e allora sì, altrimenti capite da soli che qualcosa non quadra. Ve lo dico perché so che quando mi sentite parlare o leggere messaggi non è quel linguaggio che a voi così tanto aggrada, quel linguaggio del finto perbenista che tutto deve aggiustare con parole che più sono elaborate, più sono chic alle vostre orecchie, più sono raffinate e più vi aggrada. Ma non avete mai sentito dire smadonnare? Ma allora questa Madonna deve smadonnare? E come cavolo pensate che una possa smadonnare? Pensateci bene. So che essendo tutto così nuovo, tutto mi fa così strano. Ma in questi tempi la maturazione dell'individuo sta facendo progressi. E allora Dio si aspetta da voi che usate quella parte che vi ha donato, che è il cervello, non per abbellirvi, ma abbellire la verità. E la verità, come si suol dire, è nuda e cruda. Non la si può aggiustare, non la si può spiegare con belle parole, se di bello non vi è niente in certe verità. Quello lo può fare un sarto. Lui i difetti li deve aggiustare per far apparire meglio possibile quell'abito. Ma una che dice la verità non può toccare niente, non può aggiustare niente di ciò che essa cela. Ho voluto dirvi questo per farvi riflettere ulteriormente, perché so, voi siete abituati a portare in giro quella Madonnina che non risponde mai, quella statua, gli fate una grande festa, grandi festeggiamenti, grandi processioni. E scommetto, com'è vero che Dio esiste, che se quella statua prendesse voce e vi direbbe in faccia ciò che pensa perché è ciò che vede,
Sicuramente le chiese si svuoteranno, i santini verranno tutti bruciati, tutte le statue verrebbero annientate. Non che tutti quegli altari che voi avete costruito con tutti quei santi di cui voi vi aspettate un favore. No, figli cari, Dio non fa favore a nessuno. E come spesso ripeto, Dio è giusto, soprattutto giusto. Se così non fosse, crollerebbe il tutto. Dio non lo si può corrompere. Ecco perché la Chiesa ha finito i suoi tempi. Ci hanno sempre insegnato, io prego per te, ma tu in cambio devi essere fedele a me. Prega, Dio ti ascolta. No, figli cari, no, no, no. Tutto questo nient'altro che corruzione è. Avete letto nel Vangelo? Chiedete e vi sarà data. E vi sarà dato. Questa è la prima fase. Ma la seconda dice, non vi ho ancora sentito chiedere niente in nome mio. Già, cosa aveva voluto dire Dio? Siate giusti e allora io sarò con voi. Siate sinceri. Lì io sarò con voi. Questa è la vera giustizia. Poiché la giustizia umana, come tutti possono vedere, è parziale. Ora, ascoltiamo insieme il messaggio odierno. Sono o non sono Dio? Allora. Oggi, dato sì che la nostra amatissima no, ma di più, Nostra Signora, è serena, per così dire. Perché arrivando qui i suoi pensieri si sono annebbiati. E vi spiego, ella percepisce il regno dei cieli, che è esattamente così. Qui non ci sono sofferenze superflue. No, no, no. E sapete perché? Qui si ha la concretezza e ho la vera concezione dei fatti. Vi faccio un esempio. Metti il caso che un suo caro soffre e soffre moltissimo, lei non lo percepisce come tale, ma la netta consapevolezza che quel caro e o cara stia consumando un debito con Dio, perché così è. Tutto passa e va ormai per lei. Lei è arrivata qui, senza né se, senza né ma. Non ha mai voluto essere Dio in terra. E questo è quanto vi dico. Se vi dico, non fatela soffrire, pardon, arrabbiare, perché Aurora lei vi saprà sistemare a dovere. E questo è quanto vi dico. Ieri lei è stata investita da tutti, ma proprio tutti, i poteri divini. Orora lei non dovrà mai, mai, mai più elemosinare. Riavrà i suoi beni a lei un tempo astratti. Sì, perché Dio ha voluto così. Lei doveva dimostrare al mio e al vostro mondo che Dio è il vero datore di lavoro. E se Dio questo fa, allora val ben la pena di ripetere quella famosa frase evangelica. Dio è il mio pastore e non manco di nulla. Su verdi prati mi fa pascolare. E acque limpide mi fa dissetare. Vero, Fio? Così è stato. E sempre così sarà. Ma c'è un ma.
Adesso, poiché lei ha saporato ogni debito, no, perché lei di debiti con Dio non ne aveva. Ma doveva sì dimostrare che ogni cosa da lei o lui fatta la si doveva affrontare, per poi poter dire, guardate che le cose non stanno così. Non è come pensate e opinate voi. Ieri vi ho visto rabbrividire, no, ma di più, a certi è venuta addirittura l'orticaria, se non qualcosa di più, quando vi abbiamo detto che il Papa non fa niente. Pardon, ho detto un cazzo. A tal proposito, voi avete sentito spesso Nostra Signora esporsi in modo colorito, no, ma audace per il suo ruolo. Ma se ci pensate bene, perché secondo voi si dice un freddo della Madonna, una fatica della Madonna? Oppure si dice, no, smadonnare. Secondo voi, come può smadonnare una Madonna? Come un pervertito prete? Che una ne studia e cento ne fa? Lei è schietta. Non vedete le sue foto? Lei è limpida come una goccia d'acqua, che trovandosi innanzi allo sterco umano non può fare altro che raccontarlo. O no? Voi, uccelli del malaugurio. Sì, vi ho sentito ieri. Cosa volete fare a lei? E mi riferisco al clero. Davvero avete pensato che la si può eliminare? Davvero? Davvero, brutti e froci dei miei coglioni? Avete letto né il Vangelo né l'Apocalisse? Eppure avete fatto anni di studi, seminari a non più finire e non avete ancora capito niente. Non vi ha detto o non vi ha detto niente quella frase là dove dice nel Vangelo che in ultimo Dio cacciò Pietro. Caproni, chi è Pietro? La Chiesa di Roma, o no? E non solo. Ogni religione sarà scomunicata e ogni finto perbenista smascherato. Ogni finto cristiano annegato nei suoi finti o falsi pensieri. Avete letto anche voi il terzo segreto di Fatima? Prima, in cima a tutti periranno gli ecclesiastici e poi giù sarete tutti, e se dico tutti trucidati dalle vostre coscienze, che inondate dai vostri sensi di colpa perirete. Perire, questo dice, questo ha significato. Sarete arrabbiati con voi stessi. Ira su ira, sarà questo il castigo che Dio ha in serbo per ognuno di voi che non si dà pace, perché Dio è così. O voi vi piegate o vi piegherò io. Ma se lo faccio io, allora, figli adorati, sarà un grande dolore, ma così grande che nessuno mi potrà mai guarire. E ve lo dico così. Spassionatamente. Non vi azzardate nemmeno a pensare di farla franca, perché Dio vi sterminerà nel peggior dei modi. Alzatevi in piedi quando passa lei e restate in silenzio. Lei non gradisce né applausi né fenomeni di fanatismo. Avete letto anche voi nell'Apocalisse
Dio è contro l'idolatria. Ma voi fessi, 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 che avete studiato per secoli il Vangelo, ancora, ancora, ancora non avete capito niente. Ieri ho sentito una cosiddetta brava persona dire a Nostra Signora brutta troia. Questa bella personcina è il Papa, ovvero io lo chiamo Pappa, sì, è un pappone, perché ancora sei lì a sfruttare la povera gente che lavora e lavora anche tanto. D'altronde, gli oziosi come te e tutta la tua congrega, se non ci fosse questa povera gente che si dà da fare, come mai farebbe a mantenervi? Ah già, a tal proposito, alcuni giorni fa ti ho sentito dire a te, Bergoglio, pardon, Bertoldo, che peccato lavorare troppo. Già, se no, già tu sei abituato al dolce far niente, ma da niente viene niente. E se tu sei nulla, qualcuno dovrà pur lavorare per mantenervi, o no? Gran figlio di puttana, non ti azzardare mai, mai, mai più a pensare di far fuori Nostra Signora. Perché se no, sai che fine ti faccio fare? Ti ficco su una sedia a rotelle, che se non la spingi, resti nel tuo fango. Capito, orco molesto? Avete pensato veramente di far fuori Dio? Questo avete pensato? A tutti, ma proprio a tutti voi dico, quando la vedete sappiatela rispettare e amare. Ella ha così tanto, ma tanto sofferto. E se lo ha fatto, l'ho fatto per voi. Scemi, cretini, che ancora non capite che la Chiesa ha finito i suoi tempi. Non avete letto nell'Apocalisse? Là sta scritto. Dio scende in mezzo a noi e vuole rinnovare tutta, ma proprio tutta la sua creazione. Usi e costumi si dovranno cambiare, figli adorati. E se vi appartiene o meno, a questo ci pensa Dio. Amen no, ma alleluia sì. Nota bene. Hai assaporato l'ira divina stanotte, Gino? Ecco, figli adorati, ebbene sì. Ora siete innanzi a Dio. E sapete cosa mi viene da dire? Schietta, schietta come sono, come amo essere. Ma so cazzi vostri, ma nel vero senso della parola. Perché cosa pensate voi? Se non arrivasse questo Dio, un Dio giusto, ma pensate veramente che l'umanità cambierebbe qualcosa? No, no e poi no. E grazie a Dio, ringraziate il cielo. Se Dio è sceso in mezzo a voi e vi sistemerà secondo la sua giustizia. Ringraziamo Dio. Dio sia lodato. Alla prossima, cari cari, e buona riflessione. E se qualcuno tra di voi c'è che ama la Chiesa, andate pure. Farete la stessa fine. Capre, dovete riflettere. Dio vi ha dato il cervello per meditare. Usate il vostro buon senso. E sono sicura, ci arriverete da soli. Dio non ha bisogno di intermediari.
Se Dio conosce uno ad uno, sa benissimo cosa gli deve dare. Dio non è corrotto, né si lascia corrompere. Alla prossima, figli.